Buongiorno. Si è riunita la commissione per il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica, da assegnare alla struttura complessa di chirurgia pediatrica. Quindi il verbale che stiamo per approvare è l'anno 2022. Giorno 17 del mese di maggio alle ore 10 presso la struttura complessa risorse umane dell'SST dei Sette Laghi si è riunita la citata commissione ai sensi dell'articolo 6 del DPR 483 del 10/12/1997. La commissione di sorteggio nominata con deliberazione 348 del 10 luglio 2020 è presente nella seguente composizione: sottoscritto Damiano Ghilotti, qualità di presidente, dirigente amministrativo, la dottoressa Elena Ribora, componente, dirigente amministrativo, signora Simonetta Pili, componente, segretario, collaboratore amministrativo. La commissione prende atto, per quanto riguarda gli adempimenti di cui l'articolo 6 del DPR 483 del 10 dicembre 1997, che la notifica del presente sorteggio è avvenuta mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi numero 9 del 2 marzo 2022. La Commissione prende quindi visione degli elenchi degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale, per quanto qui di interesse di quelli specifici riportanti il personale di ruolo della disciplina e della qualifica prevista. Per la disciplina di chirurgia pediatrica, non essendoci un numero sufficiente di iscritti nei ruoli nominativi regionali della Lombardia, si è predisposto un elenco utilizzando anche i ruoli della Regione Emilia-Romagna, della Regione Liguria, della Regione Piemonte e della Regione Veneto, che vi mostro. Composto, come vedete, da 11 nominativi. Per il sorteggio la Commissione decide di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del DPR 20 novembre 1948 numero 1677, riguardante le modalità di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando due sacchetti contenenti ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore blu e uno di colore verde, per l'estrazione dei numeri indicatori, rispettivamente delle decine e delle unità. Ecco, siccome l'elenco è di 11 nominativi, i numeri indicatori delle decine saranno solamente due, lo 0 e l'1. Procediamo alla verifica. 0. 1. Verifichiamo i numeri indicatori delle unità. 0. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 e 9. Si procede quindi all'estrazione di un componente titolare, numero indicatore del componente titolare e numero indicatore del componente supplente. Cominciamo con il numero indicatore delle decine del componente titolare. 0. 0, 7 e 7, corrispondente quindi al numero 7 dell'elenco. Dottor Valerio Gentilino, SST Sette Laghi. Procediamo all'estrazione del numero indicatore, il componente supplente, prima le decine. 0. 0. 9. 9. Corrispondente quindi al numero 9 dell'elenco. Dottor Alessio Pini Prato, Santissimi Antonio e Biagio. Ci arrivo, bisognerà vedere l'azienda. Santissimo Antonio Biagio.
Esaurite le operazioni di sorteggio, la commissione dispone che il presente verbale venga a cura del segretario, rimesso al direttore generale per quanto di competenza, e viene confermato e sottoscritto alle ore 10:10. 10:08 per la precisione. Va bene. Vi ringraziamo e vi auguriamo una buona giornata.